con fermata obbligatoria, perché qua è pieno zeppo di artisti, quindi lei è un artista, potrebbe intervistarla come artista proprio live, diretta, un'intervista a freddo. Allora, dunque, la tua esperienza qui a Sanremo, cosa ne stai pensando? Cioè, come la vivi? Allora, molto serenamente, perché l'atmosfera è serena, effettivamente non ci sono grandi competizioni e soprattutto non siamo seduti a terra in fila dalle 6 del mattino come alcuni altri talent. Comunque, lei si chiama Serena, quindi usa sempre questo aggettivo, Serena. Serena, sì. Mi ricorda molto il mio ragazzo, che è felice, quindi... Ma sei felice? Oh, oggi sono felice. Mi sta freddo, vabbè. Dunque, da quanti anni nutri questa passione per il canto? Da quando avevo 10 anni, quindi non diciamo quanti anni ho, sì. No. Bene a 20, quindi 10 anni che sei. 20 ce l'avevo 11 anni fa, quindi fate voi i conti. Meglio. Non si dice l'età. Tu reggimi il gioco, hai 20 anni, sei più piccola di me. Io ne ho 25 e sono orgogliosa di avere 25 anni. Ho scoperto una cosa, che ogni anno che passa cambia anche il grado della pazienza. Tipo a un anno sei pazientissimo, 2 anni pure, già ai 20 anni ancora sei paziente. Ma non troppo, perché sei un po' folgorato dal momento, sì, dell'età. Ma poi immagina 60 anni, che grado di pazienza avrai? Io già a 25 anni sono abbastanza impaziente, quindi non mi immagino a 80 anni, sempre se ci arrivo, come sarò, se sarò, non lo so. Aspetta che stiamo facendo spazientire pure quelli che sono vicino a noi, perché se no siamo tutti agitati, perché non fa l'audizione. Comunque voglio dire che andare a Sanremo ci sono un sacco di ragazzi e ragazze bravissimi e anche bellissimi. Veramente questi artisti di oggi, abbiamo degli ottimi presupposti per bellissimi, nel significa ma belle persone dentro, belle persone. Se ne sono, però magari non sono gli artisti. Cosa? Dico, persone che non sono grandi persone, ce ne sono, però magari non sono fra gli artisti. Ma vogliamo dire che c'è qualche... No, beh, ci sono persone che realmente artisti o meno sono persone brutte dentro, perché cioè realmente abbiamo una telecamera di Rai Radio 1, infatti allora siamo stati ripresi, andremo su Radio 1 non so quando. Ah, stanno chiamando le persone, devo staccare. Ciao ciao.